film gli è piaciuta la cosa di Disney. È vero. E tu pensa che può essere solo di posso non usare il microfono? Scusa. Accendilo. Acceso? Sì, sentite? Aspetta il microfono. Sì, va bene, adesso si sente proprio il microfono. Allora, diciamo, io sto qua un po' per sbaglio, sostanzialmente parleranno Giorgio Parisi e Carlo Rovelli. L'occasione di questo incontro è la presentazione del nuovo libro di Carlo Rovelli che si chiama Che cos'è la scienza? E, loro sono due professori di fisica teorica, penso che voi tutti quanti li conosciate. Giorgio si è occupato di tantissime cose che vanno dalla meccanica statistica alla biologia. Carlo Rovelli forse più che altro si è occupato di gravità quantistica. E in questo libro parte dalla scienza più antica e arriva poi in qualche modo anche alla gravità quantistica. Io lascerei direttamente la parola a Giorgio, che ha letto il libro e che vuole sottolineare qualche cosa. Va bene, grazie Anna. E allora la prima impressione che uno ha quando legge il libro, diceva che cos'è la scienza, e poi legge la rivoluzione nella semantica. E uno pensa, vabbè, la rivoluzione della semantica è accaduta tanto tempo fa, non mi ricordo, 25, 26 secoli fa, ma dice, a noi che cosa ce ne importa? E poi non solo, quello dice, ma poi che cosa avrà fatto esattamente la semantica? E uno prova a guardare su Wikipedia e trova un po' di informazioni, ah sì, Anassimandro è a quello che aveva detto che la Terra stava sospesa nello spazio, la forma forse era cilindrica, ma non aveva detto che era cilindrica, aveva detto qualche cosa su come veniva la pioggia, come si formavano le nuvole e così via, e quindi ma uno rimane a livello di questa cosa in maniera aneddotica, però uno non ha un'idea molto precisa del perché poi tutte queste notizie siano importanti. E poi a volte con idea sbagliata che una la scienza, come dice Carlo Rovelli, uno può pensare di sì, poi la forma era sbagliata, e a questo punto che ce ne importa a noi, la forma non era quella giusta. E questo però, come Rovelli fa vedere bene, questo dipende un pochettino da un concetto di scienza in cui uno pensa che il fatto di dire che qualche scienziato precedente abbia sbagliato sminuisca l'importanza di quello che uno ha detto, mentre la vera importanza della scienza costituisce nel progresso che quello scienziato fa rispetto al passato. Allora, quello è estremamente importante allora per capire l'importanza di uno scienziato, di un autore, e di collocarlo correttamente nel suo tempo. Allora, collocare correttamente qualcuno nel tempo non è facile, perché noi tendiamo a sovrapporre le nostre conoscenze con le conoscenze del passato, dare per ovvio delle cose che non sono per ovvie e poi assumere che la gente pensasse su moltissime cose in maniera simile alle nostre. Questo è particolarmente pericoloso nel caso dei greci, perché dato che i greci, ovvio mio, sono quelli che hanno inventato il modo moderno di pensare, sono quelli che hanno fatto la rivoluzione concettuale in cui si è passato da un pensiero arcaico a un pensiero non moderno, ma diciamo perlomeno diverso, e quindi hanno inventato la matematica e tutto quello scientifico. È quello che uno ha l'intenzione di pensare che i greci siano, pensassero come noi, mentre quello della situazione invece greca è diversa. Il pensiero dei greci è un pensiero complesso in cui ci sono tutta una serie di mitologie arcaiche, di miti, mitici, un pensiero mitico nel quale pian piano si intrufolano, si mettono dentro, incominciano a entrare delle idee nuove, delle idee
scientifiche, quindi una buona una parte sostanziale di questo lavoro di Carlo è fatta proprio nel cercare di fare lo scenario, di costruirci lo sfondo dentro il quale Anassimandro si muove e di sottolineare quali sono le enormi novità che, della proposta di Anassimandro immersa alle enormi novità di quella che potremmo chiamare la rivoluzione greca del VI secolo a.C. in cui il mondo veniva visto in maniera completamente diversa. Infatti una delle cose molto belle che c'è nel libro di Carlo vengono fatte vedere, vengono citate delle poesie di Esiodo dell'VIII secolo in cui si parla di dei, si parlano delle regioni, del cielo e così via, ma tutto in maniera impersonale, con le poesie di Saffo di due secoli dopo, con cui è assolutamente contemporaneo Anassimandro, che hanno un tono intimistico completamente diverso. È diverso e in qualche modo non è difficile pensare che lo stesso tipo di rivoluzione, di idea di cambiamento per cui si passava da una poesia ieratica a una poesia personale sia connesso anche al modo in cui Anassimandro cambiava le cose e incominciare a vedere le cose da un punto di vista differente. Ma a questo punto quello che uno può domandare qual era il punto di vista. Grazie. Qual è il punto di vista di Anassimandro? E sfortunatamente Anassimandro ha scritto un bel libro in prosa di cui non c'è rimasto niente, tranne una citazione che è citata probabilmente cinque secoli dopo la stesura del libro, che dice, e la traduzione è anche di natura controversa, e una possibile traduzione sono tutte le cose hanno origine l'una dall'altra e periscono l'una dall'altra secondo la necessità. Esse si rendono l'un l'altra giustizia e si ricompensano per l'ingiustizia in conformità con l'ordine del tempo. Allora, cosa volesse dire esattamente Anassimandro in questo testo? Si può discutere, ma quello che secondo me è importante, come sottolinea anche Rovelli, è questo fatto che ci sia un ordine, cioè si parla che le cose evolvono secondo la necessità, che c'è una giustizia fra le cose in cui si rendono conto e che c'è un ordine dato per il tempo, e quindi è praticamente un universo letto da leggi. E questo universo letto da leggi è qualcosa di diverso a un universo letto dalla volontà degli dèi. Cioè, se uno si domanda perché piove, una spiegazione possibile è piove perché Giove vuole che piova. Chiaramente questo tipo di spiegazione non è una spiegazione in cui le cose si muovono secondo necessità. Non è una cosa in cui le cose si muovono secondo l'ordine del tempo, è una spiegazione di natura completamente diversa. E infatti Anassimandro, una delle cose che si è cominciato a studiare sono i fenomeni naturali. E Anassimandro, ad esempio, si è reso conto che l'acqua della pioggia è l'acqua del mare che evapora a causa del calore, è portata dai venti e piove sulla terra. Il tuono e il lampo sono dati dallo scontrarsi delle nuvole. Allora, queste spiegazioni sono chiaramente completamente diverse da una spiegazione, diciamo, nel mondo mitico, e quindi Anassimandro incomincia a guardare le cose cercando di trovare delle leggi. Ovviamente, essendo la prima persona che si pone questo tipo di modello, di cercare di conoscere il motivo per cui le cose sono quello che sono, quali sono le leggi, molte proposte sono ingenue, come per esempio è ingenua la proposta che il Sole e la Luna stiano su degli enormi cerchi. Questi cerchi sono fiammeggianti, però sono chiusi da qualche parte, c'è solo un buchetto, due buchetti, anche uno è il buchetto del cerchio del Sole dove vediamo il Sole e l'altro è il buchetto della Luna su cui vediamo la Luna. E
però è evidente che tutto questo è qualche cosa che è completamente nuova, e per andare avanti è quello che è fondamentale sulla proposta di Anassimandro, è per esempio questa idea che la Terra sia sferica o cilindrica, in ogni caso non ha molta importanza se sia un cilindretto o sia una sfera, ma che sia sospesa nel vuoto. Allora, l'idea di essere sospesa nel vuoto è qualcosa che è assolutamente contrario all'intuizione, perché noi, la Terra sta lì e noi ci portiamo sopra. Non c'era all'epoca, ovviamente adesso, dopo le foto che sono state fatte della Luna e della Terra, è abbastanza convincente a quasi tutte le persone che volenti o non volenti la Terra è tonda ed è sospesa nel vuoto. Però è evidente che dal punto di vista di una persona dell'epoca era completamente assurdo. E d'altro canto c'era questa idea che il passo è in quella direzione, e la direzione del passo è la stessa per tutte le persone. Se io mi metto lì, il passo sta in quella direzione, se mi metto a 100 km indico il passo, essenzialmente la direzione è la stessa, le mani sono in qualche modo parallele. E questa idea che il passo invece sia relativo, che il passo degli antipodi sia verso l'alto, è una rivoluzione che è paragonabile, come quella che come dice Carlo, alla rivoluzione che è stata fatta da Einstein. Einstein ha fatto un'enorme rivoluzione, che tu non voglio entrare, facendo dire che le distanze di tempo e così via, il tempo in qualche senso è relativo, che il concetto che due eventi siano contemporanei è relativo. Però è una rivoluzione, quella di Anassimandro, che il passo sia relativo al punto in cui uno sta, e quindi questo spiega che la Terra è rotonda, è un cambiamento completo di punto di vista, cioè in cui qualcosa che era assunta essere qualcosa di assoluto, il passo, diventa qualcosa di relativo all'osservatore. Allora è chiaro che questa rivoluzione di Anassimandro è estremamente importante, perché in qualche modo è alla base, è l'inizio della scienza. L'inizio della scienza, ovviamente la scienza antica è diversa dalla scienza moderna, ma in fondo, come fa notare, non è poi tanto diverso. Se uno legge Copernico o legge Tolomeo, nonostante che le tesi di Tolomeo siano diverse dalle tesi di Copernico, per Tolomeo il Sole sarà al centro per Copernico sì, la Terra sta al centro, per Tolomeo la Terra sta al centro, per Copernico il Sole. Le tesi sono diverse, ma lo stile del libro, il modo in cui ci si paragona ai dati sperimentali, si cerca di studiare i dati sperimentali, di fare dei modelli che predicano, giustificano i dati sperimentali, è lo stile di lavoro di Copernico e lo stile di lavoro di Tolomeo sono estremamente simili. E quindi c'è un modo di affrontare il mondo, di cercare le spiegazioni del mondo, e poi senza cercare di trovare delle spiegazioni al di là del mondo, cioè l'idea è che quello che succede nel mondo deve essere spiegato come niente delle leggi, e delle leggi del mondo, e non con degli interventi divini, degli interventi di qualche cosa che sta al di fuori del mondo, che interviene nel mondo. E questa è un'idea su cui si basa fondamentalmente la scienza moderna, e nasce nella Ionia nel VI secolo, ed è interessante anche notare, come faceva notare Rovelli, il fatto che tutte queste idee nascono in un momento di democrazia. Cioè Mileto, la città dove stava Anassimandro, era una città democratica, e non c'erano più re, c'era un popolo che comandava, un popolo che faceva delle leggi. Cioè l'idea delle leggi, è chiaro che in una situazione democratica le leggi diventano importanti,
perché è il modo in cui va avanti la città. La città è soggetta alle leggi, gli uomini sono soggetti alle leggi, e in una città in cui gli uomini sono soggetti alle leggi è ragionevole pensare che anche la natura sia soggetta alle leggi, mentre in un posto in cui gli uomini sono soggetti all'arbitrio del sovrano è conseguente pensare che anche la natura sia soggetta all'arbitrio degli dèi. Quindi si tratta di un'evoluzione che nasce in un periodo preciso, un periodo che da un certo punto di vista, come vivacità intellettuale, proprio a causa anche della struttura di città-stati democratici indipendenti, può ricordare quella del nostro risorgimento, che non a caso è stato anche un periodo in cui la scienza è rinata, è ripartito il metodo scientifico dopo il grande arresto che è avvenuto con l'invasione romana, in cui al tempo dei Romani era sopravvissuta la tecnica, ma molto meno il metodo scientifico. I Romani andavano avanti con le idee che gli avevano passato i Greci, che avevano ereditato dai Greci, e però non erano capaci di avere idee nuove dal punto di vista scientifico, e anzi molte delle cose che avevano fatto i Greci, i Romani erano assolutamente incapaci di capirle, e anzi gli parevano così assurde che gli parevano ridicole. Infatti ho trovato, non su questo libro, con un altro libro molto bello di Lucio Russo, La rivoluzione dimenticata, una citazione di un romano che dice: ma figurati che cosa sono andati a pensare i Greci. E hanno pensato che se tu fai un buco attraverso la terra e fai dal lato dall'altro lato e lasci cadere una palla, quella arriva dall'altro lato, sale su e poi ritorna indietro, cosa che essenzialmente è quello che dovrebbe fare. Ovviamente se uno trascura l'effetto della forza della velocità, è quello che, scusatemi, dell'attrito dell'aria, è quello che fa una palla, perché è accelerata dalla forza di gravitazione, è rallentata, è come esattamente come un satellite che gira attorno. E questa cosa gli sembrava ai Romani così completamente folle, che era citata come esempio dell'incapacità dei Greci, come di follie che facevano i Greci. Allora, quello non è strano, che può far pensare che in un momento in cui il sistema politico diventa di tipo diverso, cambia anche il tipo di religiosità, ma il sistema politico diventa diverso, come con l'impero romano, crolla la scienza e non si crolla il costruire della scienza. Parte della scienza sopravvive come ricordo, come necessità per la tecnica, quindi sopravvive la tecnica ma non la scienza. E questo è, secondo me, è un insegnamento molto importante, cercare di poter di leggere nella storia quanto certe forme di istituzioni i sociali poi possono aver influito sullo sviluppo dello scientifico, lo sviluppo del pensiero, in maniera di cercare di capire che la storia, in fondo, come è, questo è uno dei libri che dà, forse uno dei messaggi importanti di questo libro, che non si può settorializzare la storia della fisica dalla storia del resto dell'umanità, del resto della storia delle scienze, dalla storia del resto delle attività dell'umanità, delle sue istituzioni culturali, della sua velocità, della sua poesia e di tutto il resto. Va bene, io a questo punto lascerei la parola a Carlo e poi in caso dirò qualcos'altro dopo. Grazie Giorgio di aver detto così tanto, così bene sul libro. Mi hai tolto quasi tutte le parole. La tua descrizione del libro è molto bella e quindi grazie molto. Aggiungerei un paio di cose. Intanto io ho scritto questo libro, io non sono uno storico, sono un fisico appunto come Giorgio, quindi il mio lavoro consiste a scrivere equazioni e occuparmi di gravità oggi. Penso che facendo lo scienziato sia importante staccarsi un po' e guardare le cose un po' dall'alto, e questo mi ha portato a interessarmi un po' di filosofia della scienza e di storia della scienza, e insegno un corso di storia della scienza a Marsiglia,
e sono incappato su questa figura di Nassimandro, di cui ha descritto già tantissime cose Giorgio. Nassimandro non è molto conosciuto, non è considerato, io lo presento come il primo scienziato quasi, no? O secondo, talete forse. Cioè, comunque l'inizio della scienza, Mileto nel VI secolo. Se apriamo i libri di filosofia o l'enciclopedia, di solito c'è qualche paroletta su Nassimandro, non molto di più. Io l'ho scoperto studiando per il corso che insegno, mi sono un po' innamorato di questo personaggio, perché da scienziato, leggendo quello che lui ha fatto, è sbalordito, come raccontava Giorgio, passare dall'immagine del mondo in cui la Terra è quello che sta sotto, il cielo è quello che sta sopra, a un'immagine del mondo completamente diversa, in cui la Terra è un sasso che galleggia e il cielo è tutto intorno, è una rivoluzione concettuale enorme. Cambiare cosa significa il sopra e il sotto è un enorme sforzo concettuale che infatti è stato fatto solo in Grecia nel VI secolo. I cinesi non ci sono mai arrivati, gli indiani non ci sono mai arrivati, i Maya, di cui si dice sono grandi dell'astronomia Maya, non hanno mai capito che il cielo non è solo sopra, ma continua anche sotto, e così via. Quindi c'è questa enorme potenza di pensiero, capisce queste cose, capisce il ciclo dell'acqua che ha detto Giorgio, capisce anche altre. Nassimandro parla di evoluzione degli esseri viventi, parla di adattamento degli esseri viventi, si chiede agli uomini da cosa potrebbero, di quali altri animali potrebbero essere derivati, così che non siamo nel 2026 secoli fa. I pesci sono proprio, non so perché. Ecco, allora perché nessuno ha mai messo l'accento su Nassimandro? Secondo me per due motivi. Uno è perché oggi chi si occupa di scienza di solito non si occupa di storia antica, di filosofia. Noi abbiamo questa spaccatura enorme. E chi si occupa di, chi legge Nassimandro, chi scrive su Nassimandro, generalmente non capisce niente di scienza, ma proprio niente. Infatti, leggendo i libri di chi su Nassimandro, i pochi libri che esistono, sono scritti da delle persone che ovviamente capiscono molto, infinitamente più di me, di filologia, della vita sociale di Mileto, del VI secolo a.C., ma dicono delle scempiaggi dal punto di vista scientifico, no, ma soprattutto sono ciechi a quanto questo personaggio abbia contribuito all'inizio di quel pensiero che è ancora il nostro pensiero scientifico. Quindi c'è questa spaccatura enorme, da una parte scienza, dall'altra no. Però c'è anche un altro motivo, secondo me, un po' più sottile, per cui non si pensa mai a questa scienza antica, e soprattutto questa così antica, come scienza. E questa è un po' l'ultima parte del libro di cui Giorgio ha parlato bene, io voglio solo dire un paio di idee su questa cosa qui. Cioè, oggi quando si parla di scienza si pensa molto per la filosofia della scienza, che è quella che ha formato quello che ci è stato detto a scuola, la scienza sono i dati sperimentali, sono le osservazioni, sono le predizioni, sono i numeri. Non c'è scienza se non c'è il modello matematico si basa su delle osservazioni quantitative precise e non c'è predizione che può verificare, falsificare una teoria, eccetera, eccetera. Tutto questo, ovviamente, i modelli matematici, le osservazioni, le predizioni sono componenti essenziali, importantissime della scienza, sono parte della sua potenza metodologica. Ma è vero che la scienza è solo questa? È vero che la scienza è solo predizioni in numeri? La scienza è solo cose quantitative? Ecco, a me sembra che questa visione della scienza un po' ristretta, fatta di tecniche, di predizioni, di protocolli, non colga quello che è la scienza. Perché è vero che della scienza c'è, ma la scienza c'è altro. Intanto c'è della scienza che non ha aspetti quantitativi, cioè sono pochi della biologia. Se voi leggete il libro di Darwin, che è un immenso libro di scienza, c'è pochissimo di quantitativo, non ci sono le equazioni, eppure è indubbiamente un libro di scienza, è qualcosa che ci ha insegnato enormemente sull'universo. Io penso che la scienza sia altro, al di là di questo, e soprattutto quello che ci interessa della scienza sia altro. È vero che crediamo alla teoria, perché crediamo alla relatività generale di Einstein, perché fa una predizione precisa sulla deflessione della luce vicino al Sole, per cui una certa fotografia, una certa stellina è spostata di un centimetro. Ma in realtà quello che ci interessa non è che quella stellina sia spostata di un centimetro sulla fotografia, che ce ne importa, la stellina sta qui. Quello che ci importa è che la teoria di Einstein ci dice che lo spazio è curvo, che la nostra idea dello spazio non funziona più, cambia la nostra visione del mondo.
ed è quello che ha cominciato a fare Nassimandra. Invece che un mondo fatto cielo, terra, un mondo fatto la terra, tutto il cielo, tutto intorno. Quindi è una ristrutturazione concettuale, cambiando il mondo davanti ai nostri occhi. Sono questi aspetti qualitativi della scienza che sono quelli interessanti, quelli ci interessano, quelli che andiamo a vedere. Quando Darwin ci dice che siamo parenti delle coccinelle perché abbiamo gli stessi antenati comuni, quando scopriamo che diciamo, la similianza tra noi e i nostri genitori è perché c'è una molecola all'interno della ciascuna nucleo di ciascuna cellula nostra, questo ci interessa perché ci dice qualcosa del mondo. Scopriamo che pensiamo perché abbiamo 200 miliardi di neuroni che interagiscono, o che il nostro Sole è uno fra 100 miliardi di soli nella galassia, che uno fra 100 miliardi di galassie. Ecco, tutte queste informazioni sul mondo importanti che cambiano la nostra lettura del mondo, questa è la scienza, secondo me. Quindi la scienza, io penso, il modo in cui funziona, il motivo per cui ci interessa, quello che ci piace e quello che ci appassiona anche. Quando Giorgio vuole capire come funzionano i sistemi complessi, vuole capire come funzionano i sistemi complessi. Non è che vuole scrivere un'equazione tale che si fa una predizione che poi si farà una certa misura, quella certa misura. Certo che vuole anche quello, ma vuole quello affinché poi questo renda credibile l'intuizione che lui ha avuto, la visione che lui ha avuto e la nuova comprensione dei sistemi complessi. Cioè non bisogna scambiare lo strumento che è la misura, la verifica, la predizione con il cuore di quello che ci interessa, che comprende. Allora c'è tantissima filosofia della scienza che cercando di aggrapparsi a qualcosa di solido ha detto no, tutto il resto è, insomma, le teorie sono delle cose che è complicato, l'unica cosa veramente di solido sono i dati osservativi e le predizioni. Io penso che questa filosofia della scienza dimentica un po'. E qui chiudo l'ultimo punto, perché la filosofia della scienza si aggrappa a quello? Perché se noi vediamo la scienza come le idee sul mondo che ci dà, la visione del mondo che ci procura, questa visione del mondo che è continuata a cambiare nei secoli, questa visione del mondo continua a cambiare. E se continua a cambiare, ad ogni momento non siamo mai sicuri di come stanno le cose. Quindi dobbiamo accettare che la scienza è una consapevolezza sempre che abbiamo una visione del mondo parziale che domani potrà cambiare. Quindi c'è una incertezza di fondo del sapere scientifico che non solo è intrinseco, ma addirittura è la sorgente della forza del potere del pensiero scientifico. Perché è proprio perché non crediamo del tutto alle teorie che abbiamo che siamo sempre pronti a cambiarle quando c'è una contraddizione, quando c'è un nuovo dato, quando c'è un nuovo esperimento, quando c'è un'idea migliore, quando c'è qualche cosa che... E questa ribellione continua, questa capacità continua di rimettere in discussione quello che sappiamo, ma di prendere per certo quello che sappiamo, quello che migliora, che ci fa andare avanti, ci fa migliorare le cose. Ma d'altra parte questa potenza di un pensiero che si corregge continuamente è anche la consapevolezza di un pensiero che non ha mai la certezza, non sono mai certi di niente, no? Copernico ha capito che il Sole, che la Terra non è il centro del mondo e che il Sole è il centro del mondo. Non è vero, il Sole non è il centro del mondo. Allora se io chiedo la certezza, Copernico non ha capito niente. Peggio, i dati, le predizioni di Copernico sono peggiori di quelle di Tolomeo, no? Quindi Copernico cosa ha fatto? Niente di interessante. Ma come non ha fatto niente di interessante? Ha capito qualcosa di fondamentale della struttura del mondo. Ed è un passaggio di una comprensione sempre migliore in cui tutto quello che sappiamo si accumula, cresce, senza mai essere certi dei pezzettini che verranno tenuti, dei pezzettini che verranno cambiati. E questo andare avanti continuo, in fondo appoggiato sul nulla, sospeso sul nulla, che è questo sapere scientifico che cresce, io credo nel fascino, la bellezza della scienza, quello che ci piace, quello che ci attira, che è la magia del pensiero scientifico. Su questo ti passo un attimo la parola a Giorgio per un commento. Ma quello io volevo dire è vero che la scienza è sempre provvisoria, come dice Carlo, ma direi che una cosa che importa nella scienza, che cui non viene a volte si rende conto, che la scienza dà delle spiegazioni che sono approssimative. Allora, come spiegazione? Allora, le leggi di Caprero sono come spiegazione approssimativa del moto dei pianeti, è perfetta ed è vera.
dentro un certo ambito di approssimazione, se noi vogliamo sapere il movimento dei pianeti con una maggiore accuratezza, e quello alle leggi di Kepler, dobbiamo andare a fare qualche cosa di nuovo, però in qualche modo, non, se volete, la descrizione di quello che succede, un certo tipo di descrizione può essere di tipo provvisoria, ma bisogna anche dire che certe cose sono a certi livelli, come dice, se io sto dentro questa approssimazione, voglio sapere il movimento dei pianeti non al milionesimo di secondo, ma dentro un'approssimazione di qualche minuto e quello via, ho delle leggi che sono certe e queste leggi certamente non cambieranno. Quindi da un certo punto, come quello che è certo che non diverrà rimessa la Terra al centro dell'universo. Possiamo, cioè il fatto che la Terra non è il centro dell'universo è un passaggio che Copernico è avvenuto sul quale non si torna indietro. E quello che succede si va da un lato con quello che è importante va molto con approssimazioni successive. E questo è importante per capirlo, perché quando si parla di scienza normalmente non si parla mai di approssimazione, mentre invece quando uno scienziato professionale guarda un esperimento eccetera dice ma la prima domanda è che con che approssimazione i dati vanno bene con i risultati sperimentali, qual è l'errore di misura, l'approssimazione delle misure fatte. Quindi la scienza è qualcosa che è dominante dall'approssimazione. D'altro canto non posso essere d'accordo non confondere la tecnica dell'equazione con il messaggio che è dalla scienza, e che è un errore in fondo quasi grave, come quello che pensasse è che il messaggio che la disposizione dei tasti sul pianoforte o delle corde o la capacità di muovere le dita abbastanza velocemente sia il messaggio che trasmette un pezzo suonato da un pianista. Il messaggio che il pianista manda quando suona un pezzo musicale va al di là degli strumenti tecnici, movimento veloce delle dita, forma dei piani, forma delle tastiere e così via. Quelli sono solo gli artifici tecnici per poter mandare il messaggio, mentre il messaggio è un altro, lo stesso è anche per la scienza. Il messaggio è una comprensione di quello che succede, conoscere le cause delle cose, mettere in relazione un qualche cosa con qualcos'altro, e poi se questo deve essere fatto in un linguaggio che ostica la maggior parte delle persone, tipo la matematica, questa è una dura necessità. In ogni caso fatemi aggiungere una citazione di uno dei migliori fisici matematici italiani, Gallavotti, il quale diceva che secondo lui sono molto più democratiche quelle discipline in cui si usa la matematica che quelle discipline in cui la matematica è poco usata, perché se la matematica è poco usata ci si affida molto all'intuizione. Per capire qualche cosa è necessaria una certa intuizione, qualcuno non può avercela, qualcun altro no. E la matematica è qualcosa che se uno si imbocca le maniche, una prova matematica la possono seguire tutti. Se voi sentite una presentazione, io se sento la presentazione in tedesco non capisco niente, cioè voglio dire, è un linguaggio, per capire ogni linguaggio da conoscere. Certo, però quello che è interessante è quello che esiste anche Lorello, che è Carlo, scusami, che ti può tradurre dal linguaggio a un altro linguaggio, perché le traduzioni sono possibili, anzi puoi anche forse... Sì, sì, questo è molto in... Meglio che lo in tono con quello che stavo dicendo, con cui sono ovviamente completamente d'accordo. C'è una parte della filosofia della scienza contemporanea che viene da Kuhn, no? Secondo cui un po' la storia della scienza e la scienza stessa non è che un susseguirsi di periodi di scienza normale, diciamo, in cui si sta dentro un paradigma e si hanno le coordinate chiare di cosa succede nel mondo, si hanno delle leggi generali, delle
E poi questo non funziona più perché ci sono nuovi dati, perché si accumulano troppe cose che non funzionano, perché c'è un esperimento cruciale che lo fa cadere, per qualche motivo, e il paradigma crolla, se ne fa un altro, no? Cioè, non so, crolla il senatore Maico, c'è quello di Copernico, crolla la meccanica classica, c'è la meccanica quantistica e così via. E Kuhn insiste molto sul fatto che quello che si salva sono solo le misure, i dati osservativi, possibilmente con i loro margini di errori, eccetera. E tutto il resto viene buttato giù e si crea una nuova struttura concettuale. E sulla base di questo, un po' l'idea è che la vecchia scienza non serve più niente, il vecchio sapere è stato buttato giù e viene riorganizzato uno nuovo. C'è una parola che è quella di incommensurabilità che è usata da Kuhn, no? Una teoria scientifica è incommensurabile con quella precedente. Si parla di energia in meccanica quantistica, ma non è la stessa energia in meccanica classica, è una cosa completamente diversa perché è dentro un diverso schema concettuale. Ecco, io credo che questo Kuhn è importantissimo, ci ha fatto capire delle cose, ci ha insegnato a pensare in termini stoici della scienza, però questa insistenza sulla separazione, sulla non traducibilità della teoria all'altra sia molto sbagliata, molto fuorviante, e fa perdere di vista che il contenuto concettuale delle teorie passa da una teoria all'altra. Noi riconosciamo la correttezza della teoria di Keplero, che dice che sono elissi il movimento dei pianeti, dentro la teoria di Newton, che è un passaggio successivo. Non è che la teoria di Keplero viene buttata via e viene ricostruita un'altra, no, viene incorporata, viene portata dentro. E la scienza è fatta in gran parte non solo dei dati che vengono riorganizzati, ma del contenuto concettuale delle teorie. E secondo me questo è importante, mi piacerebbe sapere, anche riguardo alla fisica teorica contemporanea, perché a mio giudizio, questo è un giudizio molto personale, una parte sostanziale della fisica teorica contemporanea ha letto troppo Kuhn e quindi pensa che dobbiamo fare una rivoluzione scientifica. Perché uno vuole, uno scienziato, la cosa che vuole fare è diventare come Einstein e fare le rivoluzioni scientifiche. E quindi cosa fa? Dice, ci sono le cose che non tornano, dimentico completamente tutto quello che si è imparato fino adesso, ma la relatività generale potrebbe essere sbagliata, potrebbe essere un'approssimazione irrilevante. La meccanica quantistica magari è sbagliata, in realtà sono delle cose deterministiche là sotto. Riparto da zero e mi invento un mondo completamente nuovo e costruisco una cosa completamente nuova. E questo viene fatto pesantemente. Il mondo è fatto di 35 dimensioni, è fatto di stringhe, posizione completamente diversa, ci sono dei puntini laggiù, eccetera, eccetera. Io penso che questo modo di fare fisica teorica, che oggi si fa molto, perché no? Potrebbe essere così. Invece che di fare quello che faceva Einstein, cioè andare a leggere nelle teorie precedenti, Einstein prende sul serio terribilmente l'equazione di Maxwell, prende sul serio terribilmente l'invarianza di Galileo, e va avanti, non dicendo che le macchine sono sbagliate, le macchine sbagliate, no, cioè sono giuste, come posso fare a mettere insieme? Cioè io penso che nel sapere accumulato, è vero che la scienza rivoluzionaria cambia, lo mette in discussione, ma come lo fa? Solo sul sapere accumulato, e quindi all'interno della fisica, nel sapere, in quello che sapere.